Cari amiche e cari amici, credo che riguardo all'Advaita Vedanta, questo sistema filosofico che fondamentalmente, come ormai sappiamo, è un sistema pratico però, ecco la freschezza perenne, la validità immortale di questa filosofia. Risale proprio a ciò che afferma l'Advaita Vedanta. I contenuti essenziali dell'Advaita Vedanta, che sottolineano l'elemento fondamentale della consapevolezza umana. Quante volte vediamo Nisargadatta, che rinvia all'interlocutore alla consapevolezza del presente, lo rigetta nella consapevolezza del presente. E qualsiasi accostamento obiettivo ad un'analisi dei fenomeni, degli eventi storici, dei dati scientifici, dei dati tecnologici, ecco, tutto questo spesso crea una sorta di come potremmo dire, di moto perpetuo, una sorta di cane che si morde la coda, si gira in tondo in una sorta di labirinto dei fenomeni empirici. E allora questo flusso incessante di cose, questo flusso incessante di avvenimenti anche, nel quale la ragione in realtà poi non riesce a trovare alcun significato all'esistenza umana. Sappiamo anche che ci sono stati intellettuali illustri nel Novecento che hanno parlato proprio di disincanto del mondo, disincanto del mondo. E invece penetrando nell'intimo santuario della mente dell'uomo, penetrando, dirigendo la nostra energia verso il centro, dirigendo la nostra energia nelle profondità più remote della consapevolezza umana, ci troviamo faccia a faccia con noi stessi, non con un noi stessi che ci siamo costruiti, non con il noi stessi che ci, come ci vuole la nostra società, ma con ciò che siamo realmente, penetrando in noi stessi attraverso l'arma della consapevolezza. Noi possiamo comprendere chi realmente siamo. E Nisargadatta non è altro che un dito puntato alla luna. La luna in questo caso è il Brahman. E Nisargadatta è un dito, ma è anche la luna nello stesso tempo, perché lui ha realizzato tutto questo. E allora ecco, sta a noi con determinazione, basandosi sulla nostra disciplina quotidiana, sulla volontà di dirigere le nostre energie verso il centro, verso questa roccia inespugnabile che è il nostro centro, a cui arriviamo attraverso l'autoindagine, l'autoconsapevolezza e, cosa fondamentale, la meditazione. E attraverso questi strumenti eccezionali, noi creiamo il ponte che ci porta alla comprensione dell'universo oggettivo. Tra i titoli antichi, no, dell'imperatore era il Pontifex, che poi è rimasto a Roma come pontefice, no? È stato ripreso dalla Chiesa Cattolica il pontefice, il costruttore di ponti, perché l'imperatore, il papa, è ponte tra il mondo degli uomini e il mondo degli dei. E così la nostra consapevolezza è un ponte tra il nostro vissuto quotidiano e la nostra realtà più profonda, che è ciò che realmente siamo. E allora questo ponte ci conduce anche alla comprensione dell'universo oggettivo e ci conduce piano piano al Brahman, a comprendere che noi non siamo distinti in realtà da tutto ciò che ci circonda, che siamo tutti uno, tutto è Brahman.
Il Nisargadatta non è altro che una incarnazione, una manifestazione di tutto questo processo. E allora ecco, questo, dobbiamo immergersi in questo vasto universo, in questa sorta di oceano di consapevolezza. E quando noi ci immergiamo, già nella meditazione lo vediamo, quando ci immergiamo in questa consapevolezza ci rendiamo conto, attraverso uno spontaneo distacco, che tutti gli enti, tutti gli esseri della creazione non sono altro che una sorta di bolle. È come quando camminiamo sulla spiaggia, in quelle belle giornate dove c'è anche un bel mare mosso e che arrivano questi spruzzi freschi sul corpo, che ci rinfrescano con il vento, no? E noi siamo parte di tutto questo. Noi siamo come dei piccoli spruzzi in questo oceano di consapevolezza. E c'è un brano della Rigveda che voglio riportarvi, che è un brano molto noto agli studiosi, si chiama Purusha Sukta ed è questo qui. Purusha è in verità tutto questo universo che si evolve. Purusha è tutto quanto ci fu nel passato e tutto quanto ci sarà nel futuro. Purusha è il signore del regno della beatitudine ed ha assunto questa forma transitoria che è l'universo manifesto per consentire agli esseri viventi di raccogliere i frutti delle loro azioni. Ecco, in questo sutra si parla della onnipresenza del Brahman. Brahman è in tutte le cose. Dovunque e sempre è Brahman. Eterno, immutabile. Brahman è l'essere, che non si può conoscere, si può semplicemente essere. Brahman è l'esperienza centrale dei profeti, di tutti gli rishi della Advaita Vedanta. E Brahman è Nisargadatta, Nisargadatta è l'Upanishad, Nisargadatta è i Rishi, tutti sono uno. Brahman è l'esperienza dei saggi mistici di qualsiasi religione, di tutti quei santi che attraverso la meditazione introspettiva arrivano in realtà a Brahman, pur nominandolo in modi diversi, pur inserendolo a volte in schemi teologici diversi, legati a certi a fattori storici, ma il Brahman si manifesta in tutti i sinceri ricercatori che scoprono le basi reali del Brahman nel profondo più intimo della propria anima, potremmo dire nell'anima dell'anima. E mentre una mente proiettata all'esterno, una mente vittima del pensiero compulsivo, del pensiero compulsivo che in realtà non fa altro che agitarsi in questo oceano di sofferenza. Ecco che invece quando il sadaka, quando il ricercatore comincia a rivolgere la propria attenzione, quindi la propria consapevolezza verso l'interno, ecco che gli si spalanca davanti un oceano di pace e di tranquillità. È proprio attraverso questa introspezione che arriviamo a scoprire che il nostro vero io, il nostro vero sé, l'Atman, la manifestazione individuale del Brahman, non è nessuna delle sovrastrutture che ci ricoprono imprigionandoci nell'ego, la mente, le sensazioni, le emozioni. Si supera tutto questo, si penetra in quella spiritualità interiore, potremmo dire incandescente, in quella luce viva che splende da dentro e che è talmente potente che ha anche dei contenuti, come abbiamo visto, terribili. E Nisargadatta è tutto questo. Io sto parlando del Brahman, sto parlando dell'Advaita Vedanta, sto parlando di Nisargadatta perché sono la stessa identica cosa.
E in questa esplorazione, ecco Ramana Maharishi era Arunachala, no? Ecco, a proposito di stessa identica cosa, Ramana Nisargadatta, Nisargadatta è Brahman, è l'uno, non c'è distinzione. In questa esplorazione della nostra anima, della profondità interiore, in questa scoperta delle sorgenti del nostro vero io, penetrando nei diversi strati psichici, fino a avere l'esperienza dell'uno, ecco che ci si apre questo oceano di consapevolezza legata al buono, al bello, all'amabile. Un bello che paradossalmente non è l'opposto del brutto, un buono che non è l'opposto del cattivo. E come un filo di una ghirlanda di fiori, no? C'è unità del mondo interiore e del mondo esterno, quindi non ci sono più questi opposti. Che potremmo dire la superanima, Brahman, Dio, Spirito di Dio, chiamatelo come vi pare, dice Jung, no? Nell'autobiografia, dice inconscio collettivo, o Dio, o chiamatelo come vi pare, no? Allora potremmo dire, io potrei dirvi adesso, Brahman, o inconscio collettivo, o chiamatelo come vi pare, perché è quello, alla fine è quello. Quindi a un certo punto disse, parlando con un maestro Zen, dice, mi sono reso conto che parlavamo della stessa identica cosa, semplicemente i modi di esprimerla erano diversi, no? E allora ecco questa chiave universale che ci schiude le porte della immortalità e ci schiude le porte della beatitudine e che si trova soltanto dentro di noi, nella meditazione, nella autoindagine. E ecco che dobbiamo vedere dentro noi stessi, disciplinati sempre, senza mai stancarci, guardare dentro noi stessi. Ed ecco che questa chiave universale che schiude le porte della vitalità e della beatitudine si trova soltanto dentro di noi, nell'autoindagine, nella scoperta di noi stessi. Ecco il Brahman, quel Brahman che conobbero i Rishi, che conobbero i cantori, che conobbero i poeti delle Upanishad, il Brahman, quel Brahman che conobbe anche Socrate, conosci te stesso. E quando è lo stesso Brahman che è l'ottavo dei Tori Zen. Attenzione amici, non sto facendo dei sincronismi sterili come nella New Age. Io sto parlando di dati verificabili. Non sto mischiando le tradizioni. Sto cogliendo l'essenza comune a tutte le tradizioni. È profondamente diverso perché potrebbe sembrare un discorso New Age, quest'ultima affermazione che ho fatto. No, no, assolutamente no. Le tradizioni vanno sempre tenute separate. Però se ci sono degli elementi che possono aiutarci a comprendere le diverse tradizioni, per comprendere meglio noi stessi, ecco, questo va fatto. Ma senza mai fare i mischietti che fanno nella New Age. E dunque, ecco la chiave universale, conosci se te stesso. E dopo anni di ricerca, anni di vagabondaggio, il serio ricercatore arriva a quel centro. Arriva a quel centro, e scopre che non c'era nulla da cercare, no? Quando nei Tori Zen si dice era in fondo era inutile seguire le orme dei patriarchi, perché lui scopre che quello che ha trovato in realtà era dentro di sé, non c'era niente da cercare, ma questa è solo la fase finale del cammino, non si può cominciare dalla fine. Bisogna umilmente seguire le proprie tappe, umilmente seguire i consigli del maestro, delle persone, degli amici più esperti che stanno più avanti di noi. Ritorniamo adesso, dopo aver parlato del Brahman in maniera più generale, della Advaita Vedanta in maniera più personale, ritorniamo alle parole di Nisargadatta, che non è altro che l'espressione del Brahman, l'espressione di tutti i testi più essenziali della Advaita Vedanta,
attraverso la parola di questo grande saggio, che non era altro che un umile tabaccaio di una città indiana. Allora c'è un visitatore che a un certo punto gli chiede: da quanto tu hai detto risulta che tu non sei del tutto cosciente dell'ambiente circostante, però a noi sembri molto attento, molto attivo. Non riusciamo a credere che tu sia in una sorta di stato ipnotico che non lascia ricordi dietro di sé. Al contrario, sembra che tu abbia un'ottima memoria. Cosa dobbiamo pensare quando dici che per quanto ti riguarda il mondo e i suoi contenuti non esistono? Ecco, prima di dirvi la risposta di Nisargadatta, mi viene in mente uno scritto di Santa Teresa, che a un certo punto Santa Teresa scrive che ha l'illuminazione. Ha l'illuminazione Santa Teresa. E scrive: dal momento in cui lei parla ovviamente di presenza dello Spirito Santo, parla in termini cristiani e cattolici, inserita nella tradizione cattolica. Non è parlava di Brahman, che al tempo neanche si conosceva cosa fosse il Brahman. Però, come abbiamo detto, la realtà è comune a tutti. E lei, tant'è vero, che dice, e guardate quante analogie ci saranno con quello che poi dirà anche Nisargadatta, Santa Teresa dice: da quando lo Spirito Santo colmò la mia anima, che è la stessa cosa che dire da quando ho realizzato il Brahman, e dice: tutte le esperienze che io faccio, che lasciano alle persone ordinariamente delle grandi sofferenze, come un lutto, la morte di un amico e così via, dice, in me non lasciano traccia. È come quando passi il dito nell'acqua, bene? È un solco scavato per un attimo che subito però viene ricolmato e tutto ritorna in equilibrio. Ecco, non ho detto perché così a memoria naturalmente non ho detto le parole fedeli di Santa Teresa, ma il concetto essenziale è questo. E adesso torniamo al Nisargadatta. La domanda era, senza rileggerla tutta, rileggo la fine: cosa dobbiamo pensare quando dici che per quanto ti riguarda il mondo e i suoi contenuti non esistono? Sentite cosa dice Nisargadatta. Dipende da dove si dirige la propria attenzione. La vostra è diretta all'esterno, verso il mondo. La mia è diretta verso la realtà. È come la luna di giorno, che è quasi invisibile quando splende il sole. Per fare un altro esempio, osserva come mangi. Finché hai il cibo in bocca, ne sei cosciente. Quando l'hai ingoiato non ci fai più caso. Sarebbe seccante tenerlo sempre in mente il cibo, anche quando l'hai ingoiato, finché non l'hai eliminato. In condizioni normali, la mente dovrebbe rimanere in semplice attesa. L'attività incessante, il pensiero compulsivo è uno stato morboso. L'universo in realtà funziona da solo. Che cos'altro ho bisogno di sapere? L'uomo comune in realtà non è cosciente del proprio corpo, ne riconosce le sensazioni, le emozioni e i pensieri, ma anche questi, non appena sopraggiunge il distacco, si allontanano dal centro della coscienza e accadono spontaneamente senza sforzo. Ecco, di quanto letto ci tengo a farvi notare due cose, cari amici. Una, all'inizio della risposta lui dice, gli chiedono: ma per quanto riguarda il mondo, come fa a dire che i suoi contenuti non esistono? Lui dice: dipende da dove si dirige la propria attenzione. La vostra è diretta verso il mondo, la mia verso la realtà. Questo è interessante, perché non dice la vostra è diretta verso il mondo e la mia invece è diretta verso l'interno. E queste possono sembrare delle sfumature, ma è da qui che si vede poi l'autenticità dell'illuminazione. Perché lui dice: la vostra è diretta verso il mondo, ecco la frammentazione, il pensiero compulsivo, il velo di Maya.
dice la mia verso la realtà, e la realtà è uno. Quindi lui non dice la mia diretta verso l'interno, la vostra verso il mondo e la mia verso l'interno, no, dice la mia verso la realtà, perché la realtà comprende anche il mondo. È una consapevolezza totale. E in questa consapevolezza, siccome poi, come vedremo anche in altre risposte, Nisargadatta è sempre un uomo, nonostante che ha raggiunto il Brahman, e dunque lui è in realtà il Brahman, il suo corpo fisico continuerà a vivere il tempo stabilito, anche se in una sorta di automatismo. E qui c'è da distinguere però, attenzione, perché questo tipo di automatismo di Nisargadatta è completamente diverso dall'automatismo ipnotico e sonnambolico della persona ordinaria. Perché la persona ordinaria, quell'automatismo deriva dall'assenza di consapevolezza e dall'identificazione totale con il corpo e col mondo del divenire. E quindi si è totalmente inconsapevoli in realtà poi della realtà più profonda. E quella sorta invece di movimento meccanico che avviene al corpo di Nisargadatta, per cui lui stesso lo osserva, è in realtà una consapevolezza infinita. E ovviamente lui non è un Superman, resta un uomo che come tutti, che ne so, avrà mal di pancia, avrà. È ovvio, resta un uomo, fumava i bidi, continuava fino alla fine il vizio delle sigarette, l'aspetto umano. E dunque, come uomo è limitato, però è interessante vedere che il suo vivere in maniera meccanica tutto ciò che riguarda il suo corpo è totalmente diverso dalla persona ordinaria. Che la persona ordinaria vive meccanicamente nel suo corpo dimenticando l'essere. E Nisargadatta invece ha sempre presente l'essere. E il fatto che vede il corpo agire meccanicamente non è dimenticanza dell'essere. È semplicemente essere centrati nell'essere, va bene? E lasciare, vedete gli esempi che fa sempre, la digestione, il cuore, i capelli che crescono da soli. Cioè, lasciare che il corpo agisca in sintonia con l'universo, quindi dice: non mi devo preoccupare. Il corpo, la mente continuano ad agire, lo sanno da soli quello che devono fare quando tu sei in sintonia con il tutto, quando tu sei nel Brahman. Non ti devi più curare di queste cose. Ecco una meccanicità che non deriva dunque da un sonno della coscienza, ma dal risveglio della coscienza. E questo va tenuto molto presente, cari amici, perché è fondamentale. Scusate, ma ho un notevole abbassamento di voce, spero di arrivare fino all'ultimo. Vado avanti. Continua Nisargadatta. Ammettiamo che uno yogi molto elevato, un maestro nell'arte della longevità, uno yogi che è riuscito ad acquisire talmente tante siddhi che riesce a vivere secoli e a più di 1.000 anni. Ecco, immaginiamo che questo venga a insegnarmi i suoi segreti. Io gli dimostrerei certo il mio rispetto, la mia ammirazione per i risultati da lui raggiunti. Questo sì. Dice però, gli chiederei, ma a me vivere tutto questo tempo, a che serve? Io sono al di là del tempo e per quanto la vita possa essere lunga, rimane sempre un attimo, è un sogno. Allo stesso modo io sono oltre qualsiasi attributo. Gli attributi appaiono, spariscono nella mia luce, ma non possono descrivermi. L'universo, tutti i nomi, le forme che si basano sulle qualità e sulle differenze, mentre io ne sono al di là. Il mondo c'è perché ci sono io, ma io non sono il mondo. E un interlocutore a quel punto esclama: ma tu stai vivendo nel mondo? E Nisargadatta dice: ma lo dici tu? Io so che c'è un mondo che comprende questo corpo, questa mente, ma no, non considero più il corpo e la mente come miei, esattamente come non considero come mio il tuo corpo, il suo corpo. Esistono nel tempo e nello spazio, ma io sono al di là del tempo e dello spazio.
Ti sembra che noi stiamo parlando, ma io in realtà non ascolto e non rispondo. Io osservo semplicemente ed è un mondo degli accadimenti. Qui accadono delle cose, qui ed ora. Accade la tua domanda, accade la risposta del mio corpo, ma a me non accade assolutamente nulla. Tutto semplicemente accade e basta. E tutti gli oggetti della coscienza formano l'universo. Lo stato supremo, che è silenzio e stabilità, trascende e sostiene entrambi, sia la coscienza che l'universo. E chi entra in quello stato si dissolve in esso. Non posso esprimerlo. Vuoi chiamarlo Dio? Va bene. Vuoi chiamarlo Parabrahman o Brahman? Va benissimo. Vuoi chiamarlo la realtà suprema? Va bene. Ma tutti questi non sono altro che nomi, definizioni della mente. Quello di cui parlo è uno stato spontaneo che non ha nomi, non ha contenuti o sforzi e che è anche oltre l'essere e il non essere, essendo oltre ogni forma di dualità. Fantastico questo, eh? E poi conclude, dice, ogni divisione è illusoria. Quello che tu conosci è falso perché tu non puoi far altro che conoscere il falso nel mondo della dualità. Riguardo al vero, non lo puoi conoscere, puoi solo esserlo. Stai attento perché ci sono due elementi: la persona e l'osservatore, il testimone. Quando li vedi come unità e superi osservatore e persona, sei nello stato supremo perché hai superato la dualità. Perché non puoi percepirlo? Perché lì è lui che rende possibile la percezione. È al di là dell'essere e del non essere. Non è né lo specchio né l'immagine nello specchio, è semplicemente ciò che è, la realtà senza tempo, incredibilmente certa, pura e semplice. Ma guardate la profondità di queste parole. La profondità di queste parole, amici. Avrei voglia di commentarle, ma non lo faccio invece. Vi faccio un'ultima domanda in questi minuti che restano, per farvi vedere come anche a domande stupide, a domande sciocche, Nisargadatta risponde sempre con una profondità, con un'intensità veramente straordinaria. La domanda è questa: gli dicono, ma se il tempo e lo spazio sono solo illusioni e tu sei oltre il tempo e lo spazio, noi ora siamo qui nel tuo negozio di Bombay. Puoi dirmi che tempo fa a New York? In questo momento fa caldo o piove? Quella domanda del solito stolto che fa domande sciocche. Ma sentite com'è umile Nisargadatta. Dice: come potrei saperlo? Per una risposta del genere c'è bisogno di una pratica specifica, di acquisire delle siddhi, o se no devi andare a New York. Io posso anche avere l'assoluta certezza di essere al di là del tempo e dello spazio, senza per questo essere in grado di ritrovarmi a mio piacimento in un posto o in un altro dal punto di vista spaziale e temporale. Non ho interesse per questo genere di cose. Io non ho alcun motivo per sottopormi a delle pratiche yogiche che mi facciano sviluppare queste siddhi, questi poteri. Ho appena sentito parlare di New York, per me è una parola. Perché dovrei saperne di più? Ogni atomo può essere un universo complesso come il nostro. Ma allora che dovrei fare? Dovrei conoscerli tutti? Si potrebbe con determinate pratiche, ma a me non interessa. Straordinario, amici. Una risposta veramente di grande umiltà. E qui, come abbiamo visto prima, pure nell'esempio che ha fatto dello yogi longevo che viveva per oltre 1000 anni, no? Quando lui a un certo punto, rivolgendosi a questa persona, gli direbbe: sì, vivi tutto questo tempo, complimenti per te, hai un avanzamento nelle pratiche dello yoga. Ma a che serve tutto questo? A che serve? Varie volte ho detto negli aforismi yoga di Patanjali, no, che ci sono anche le tecniche per
acquisire determinate siddhi, e poi Patanjali dice: ma a che serve tutto questo? Io lo dico perché sto scrivendo sui frutti dello yoga, ma non bisogna coltivare questa roba perché mi intrappola nell'ego. E allora ecco che Nisargadatta risottolinea, sempre ci indica la luna, il Brahman, e ci toglie qualsiasi tipo di impedimento, di stampella, di schematizzazione mentale, proiettandoci in questo immenso oceano di consapevolezza. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo.